bandiera. Devo chiamare il meccanico del centro operativo mobile. Dov'è quella penna quando ho bisogno? Sì, ma l'hai fatto tu quel fuochino squacquerello? Cos'è il fuochino squacquerello? Non lo so, questo è il fuochino squacquerello. L'ho fatto stamani, però se lo puoi vedere. Massa, si è inceppato tutto, ok. Vabbè, dai, nel dubbio si festeggia perché non è esplosa la base. Niente. I festeggiamenti, quindi ci deve... Devi succhiarlo. Biberon, Sergio. Prova a teletrasportarmi, se non l'ho mai fatto. Sono andato giù, sei cattiva senza qui. Oh, non carica sto coso. Nudino quale sono, contro l'alfa. Bam! Gli paralizzato, no, vabbè. Scappo, incredibile. È lì che soffia, con la caviglia rotta. Niente, rip. Se fatti che di prima faccio niente di brutta. Niente, quello non capiva, non andava, andava sempre a guardare tutto il dirupo, non capiva, non andava, scappava, si smaterializzava quando andavo di rappresentazione, non capiva dove stavo. Come sbloccare il teletrasporto? Esatto. Oh, forse ce l'ho fatta, forse però. C'è un cadavere qui, cos'è? Ok, fatto. Allora. Bene. Ehi, hey, c'è il cadavere di qualcuno qua. Sono io, sono io. Sei tu? Sei tu? Qui. Ma ci sono due Michele, dov'è il granchio? No, sì. It's time to andare sul cavallo. Allora, io allora mostraci come ti trasformi. Allora, sì, adesso facciamo il mini tutorial di come ci si trasforma in cervo. Sì, ma sono lasciato un milione di cuore. Sì, però stai zitto. Partito Michele, ora faccio vedere come tu... Ah, sì, ci hanno lasciato il carbone dentro il forno! Allora... Sì, apposta si dice che c'è la disparità dei sessi. Niente, è impossibile. Oh, ma te non mi calpestare. Comunque, per trasformarsi no, non puoi parlare. Niente. Non l'avevo immaginato. Oh, qua chi è che... Ah, qua sei morto te. Te. Quale motivo? Sei morto te. Sei morto te. Comunque, io ho segnato sulla mappa i 5 punti dove ci sono i fiorellini da raccogliere, che non mi ricordo in questo momento come si chiamano, ma... si chiamano brutti perché hanno un nome brutto, no. E li ho segnati qui. Allora direi di partire dal primo. Innanzitutto bisogna raccogliere sti 5 fiori malefici. No, però sei troppo tecniche. 5 fiori malefici, partiamo dal primo. È un boscato sotto il camassero. Ma prendi, corri via. Ma dove sei andata te? A Ravanelli? Sto raccogliendo il mio cadavere. No. Allora, sempre se in sta mappa ci lasciano in pace. Però non mantenete lì che mi fai il solletico. Ah, mi do male. Stupido. Qui c'è la reazione di Twitch di un bradico. Ho 5 minuti di capire la battuta. No, è morta, è svenuta in questo momento. Morta, parla più, manco le prime. Ma io sinceramente mi sento a scatti. Ma come? No, allora è un problema tuo, perché noi ci sentiamo tutti bene. Addirittura pure roba. Ma vi sento tantissimo. Pure roba. Forse so di chi parlare. Mentre l'hai detto comunque hai parlato roba di Zata. GG. Robocop. Sì, comunque visto che adesso c'è tutto questo momento morto che dove stiamo andando, ti consiglio di ridire quello che hai detto quando siamo vicino ai fiori. Ok. Capito? Sì, così puoi fare la clip e con la clip ci fai il tutorial di 30 secondi.
Ma dicevo io, ma cacchio. Cosa devi dire, Tia? Dici... Io consiglio fare un po' la clip senza editing. Io dico... Io dico che se vuoi vedere i fiorellini tocca che ti stucchi tutta la clip. Basta. Che poi non è vero perché ho aperto la mappa, i 5 punti li ho già mostrati, però adesso li mostro nel dettaglio. Sì, però è passato già un minuto, quindi dopo ti fa un montaggio. Non sono capace di fare queste cose. Tu guardi davanti al fioro, al fioro? Quando sei davanti al fioro, fioro. La mappa e dici dove sono gli altri fioro? Dove dici, sono? Questo è uno dei loro fioro. Tu mangi fioro, diventa cerbiatto. Sei calato nella parte del Bangladino questi fiori. Sì, c'è il cavallo che c'è una spatruffo. C'è una spatruffo. Famoso c'è una spatruffo. Oh, ci stanno sparando tutti giù. Ma chi? Che sciolli. Aspetta, chiamo il mio, vai. Dai, chiama il tuo. Per mio Carello è finito. Ecco perché ti schiavi. Dice, oh. Ti ha teletrasportato. Sono un po' nelfo. È un miracolo che non sono crashata. Sì, comunque qui c'è la scala, c'è il cavallo che si deve trasformare. Cavallo, c'era un tronco, Attenzione che lei non sa guidare, Ogni tanto si inceppa. Non è vero. Ho visto mangiare più zollette di terra a te in sto gioco che... Mi cazzi il piccone è andato a stella, sta a morire. Porca mia. Allora, nel nostro server di Red Dead abbiamo un paguro, PG Dreadnought, poi ci sta Dio Patata. Dio Patata. God Potato, sì. Dio Patata. Dio Patata, God Potato. Festeggiamo per questa affermazione. Dai, che tra qualche mese mettono le macchine su Red Dead. Oh, non vedo l'ora. Ma tu pensi non le metteranno tra qualche anno? Secondo me metto. Saranno le prime vaporine là. Ma che le vaporine? Ma che i cavalli con i razzi al culo? No, i cavalli volanti che sparano i missili a ricerca, quelli più traficiabili. Okay. Stai tranquillo, anche la Rockstar. Metteranno il piccione viaggiatore esplosivo radiocomandato. Ma dove siete voi? Il coccodrillo da scapito. Coccodribile. Stiamo arrivando. Il coccodribile. Perché mentre dicevo coccodrillo ho pensato a dirigibile. Coccodribile. Coccodribile. Scappabile. Ma come fa il tuo cavallo che è emo a vedere? C'ha la frangetta sugli occhi. Il cavallo emo c'hai. Il coccodribile da scapito. Coccodribile. Italia, il soccolo. Ok, adesso tutti zitti, parla solo lei. Ok. Allora. Partito tutto. Sotto il Kamasa River si trova il primo fiore, poi tutti gli altri quattro rimanenti sono tutti qui nei paraggi. Intanto partiamo a raccogliere il primo. Sono proprio curioso. Te, scendi da cavallo là, che devi raccogliere pure te. Ora, bisogna trovare il punto giusto che è qua. Eccolo qui. Questo è il primo fiore. L'Arrietum Officinalis, ecco come caspita si chiamava. Sono nome che me lo ricorderò subito. Arrietum Officinalis, bene. È raccolto, tu non puoi perché tu non ce la puoi fare adesso. Cioè chi può, chi non può, io non può. Esatto. E proseguiamo al secondo fiorellino. Ah!
Siete morti. Ma cioè, è andata a formetta. Mi spieghi come fai? È andata a formetta quel cavallo. Ma non so, è perché ero nel fiume, scattato e tutto d'un tratto mi sono trovata sotto. Ah, Valentine. Ciao, le pinne. Ok, ma guarda. Oh. Ciao, poi fa. Questo è il secondo fiore. Poi si prosegue giù per il terzo. Siamo. Vai, vai. Ci siamo. Io tutta sta tiritera l'ho scoperta un po' per culo. Quindi... Onesta. Sì, perché... È bello. La sei anche cavata bene. Male non è andata. Certo che Rockstar poteva dare qualche indicazione in più, però lì si vede che gli pesava la penna quel giorno, eh? Capire? E non solo la penna. Allora, questo è quello stronzo che io non riesco mai a vedere perché mi scappa, però sto giro l'ho visto subito. Vabbè. No, come al solito, maledetto Ribes del cavolo. Allora, qui in giro, chi lo trova per primo vince un frigo a legna. Il famoso frigo a legna. Il frigo a legna? Sì. Ah, utilissimi. Scusa, aspetta, io non ho capito, ma... Rifrigera la legna o...? No, ci metti la legna, eccolo qua, ci metti la legna e funziona da frigo. Ah. Frigo a legna, come la stufa elettrica. Esatto. O come il forno a ghiaccioli, è la stessa cosa. Esatto. Ah, oh, vabbè, sì. Ne mancano? Sì, che non l'ha ne mai usato. Ne mancano altri due. Ne abbiamo presi tre, mancano altri due. Dopodiché yeah. Andiamo a trasformarci in super cervi. Super cornuti. Sì. Che marca che c'è il cavallo tuo? Che marca? Esatto, Toshiba. Ah. Pensavo era un cavallo Toshiba. Cavallo della Troia stupra. Anche. Pistolio. Madonna, mica c'è il tuo cavallo che vola. No, no. Mi associo. Sta volando. Sta volando, un satellite. Volare. No, adesso faccio il video. Aspetta che faccio il video. Voglio fare il video, come si fa? Facendo il video? Bravo. Bralalla stavi dicendo. Esatto. Bralalla. Ogni riferimento è puramente casuale. Infatti, a cose e persone sono puramente casuali. Porco Giuda, stavo guardando la mappa, ho preso un pino in faccia. Comunque siamo arrivati. Non sfracciarsi addosso perché pure i Bewitch stavano ai 90 all'ora. Però non perché sta laggando. È qua. È parecchio. Ma il falcetto dove l'hai lasciato? È curioso. L'hai trovato? Era il quinto. No. Stupido. Ah, l'ho trovato. No, perché ci stanno tre posti dove puoi mettere le cose in croce, però non lo trovavo. No, ho zuppato il cavallo. Sparati, è così lo aggiusti. No, no, era un serpente. Sta rincorrendo un serpente. Ma nello stivale? Non capisco perché ci rimangono le piante in casa. Serpente nello stivale. Ok, ora andiamo a prendere l'ultimo fiore. Sì.
Ma quindi adesso tu dopo l'ultimo fiore ti trasformi? Giusto? No, dopo l'ultimo fiore bisogna andare in questo posto dove praticamente c'è quest'albero, che è l'albero dove la tizia, non lo so, ci ha pensato e si è trasformata in un cervo. Allora, adesso andiamo a recuperare l'ultimo fiore e poi andiamo in direzione di questo fantasma plagico albero. Comunque, vamos. Quando arrivi all'albero, ti do... sì. Fai un riassunto breve di tutto quello che hai fatto. Certo. Se no, penso che abbiamo trovato 5 minuti. Il problema è che c'è un pochino di strada da coprire, tutta lì la questione. Dovresti evitare. Ok, ultimo fiore. Evviva! Fiore si stappa la boccia. Ok, adesso eccolo qui. Arietto officinalis. Beh, gli attrezzi più tardi, metti a posto. Bene, abbiamo raccolto tutti e 5 i fiori. Ora dobbiamo andare verso l'albero che sta in direzione del West Elizabeth, più precisamente al Little Creek River. Quindi noi per fare un pelo prima, direi di abbarbicarci, visto che siamo qui, all'Emerald Station e fare il viaggio rapido al Caspita di Strawberry. Ok. Mm-hmm. Anche di strada andiamo. Sei addormentata? Chi? Tu. Io? No. No. Faccio un po', non so, mi sto lanciando da parte. Sto riposando gli occhi. Sto lanciando dappertutto, cosa vuol dire? Cioè sei dentro la stanza che ti lanci sui muri? Sto lanciando gli occhi. Ma infatti che c'è? Dall'autoguida? No, no, col cavallo. Ecco perché Beh ci aveva lasciato il controllo. Sì, se abbiamo il pilota automatico se vogliamo. Sono per la tesi. Rip. È una cloche. Beh, passione aeroplani. Mi piacciono gli aeroplani. Che sgomata. Allora, if you scendi da mai cavallo, fai schiaccio viaggio rapido e vado a Strawberry. Astroberry? Yes. Astroberry. Nuovo album di Travis Scott. Astroberry, Travis Scott. Astroberry, Travis Scott. Travis Scott, quel famoso rapper. Travis Scott. Quindi siamo quasi alla parte finale del tutorial. Esatto, abbiamo fatto un mini tutorial. Un tutorial. Molto rapido, veloce. Quindi prima che ti trasformi rifai tutto da capo. Così c'hai la doppia clip. Ma uè. Salve, posso salire? Prego. Cos'è un animale tipo cavallo? Che carino, cos'è un animale? Un animale tipo cavallo? Go Power Ranger. Basta. Qui si gromoregge. Ma mi sentite ancora a scatti?
Di cashmere? Cashmere. Hai una coperta di cashmere? Comunque il fango è veramente fatto bene. Argomenti di conversazione. Comunque guarda il fango. Quel pezzo di fango. È veramente fatto bene. È veramente guarda, fangoso. Guarda quel pezzo di jolly. Occhio che vai sotto il ponte. Ah, ci è mancato fuoco. Oddio mio. Fatemi sta guida con gli occhi chiusi. Ma va. Oh, che stress. Quella ha sbagliato, sbagliato strada. Io l'ho detto sta con gli occhi chiusi. Arrivo. No. Che bello sto posto, mi piace. Ma l'accampamento si può mettere dove voglio io? Puoi rimetterlo anche sì. Qui? Sì, puoi metterlo anche qui se vuoi. Devi mettere la zona. Mi sa che va a zone. Sì, va a zona, va a regioni, diciamo. Esatto. La zona. La zona. Cioè di zona. La zona. Eccoci arrivati. Questo è l'albero magicamente magico. Magica. Io non sono ancora arrivata. Sempre l'ultima. Ok, Allora, praticamente una volta raccolti 5 fiori, diciamo un mini riassuntino. Una volta raccolti i 5 fiori a Rietum Officinalis, molto semplicemente si arriva vicino a questo albero qui e si spara l'occhio del vigile, anche detto in amicizia così, e dove ci sono i pallini fluorescenti si fa esamina e dovrebbe partire tutto in automatico. Adesso si mangia la fanga. Eccoti. E si è riuscita da servo. È diventato un cervo. Dai, fallo anche te. Cerbiato, il cornetto appena fatto. Ma a me non me lo dà quel... Hai usato le note? È diventato un cervo. Stupendo. Accipigna! Salve. Non posso incornarvi, non è giusto. Se per caso non dovesse funzionare, dovete essere al rango 5, soprattutto dovete aver ricevuto la lettera, dovete aver preso la nota da Harriet, e dopodiché basta leggerla e dovrebbe partire. No. Infatti è partita. Rango 5 del naturalista. No, mi è disconnessa. Ecco. Rip. Rip, niente cervo. Biscuit c'è crashato. Una caccia al cervo. Non mi puoi sparare tu. Non lo so. Io non ti posso colpire, tu non mi puoi sparare. Però posso incornare le persone. Vai, segnate il minutaggio. Dovrebbe essere muta carina la grezza. Segnato. Jolly è riuscita a non fare nemmeno un muggito. Infatti vabbè, dai, mi sono impegnato troppo. A una certa volevo parlare, ma cioè in realtà mi sono pure ho sbiascicato qualcosa prima, perché non mi ero reso conto. Allora, hai visto che quanto è fatto bene sto cervo? Ma è perché sì. Mmm.
cazzo si facevamo? Cosa? E coso luminescente, allora. C'è tutte e due, Questa non cosa servo anch'io. non dura molto, però. Oh, guarda, adesso incorno quello là a cavallo. Se non mi fai entrare. Però Interrompi vieni sparito, stavi diventando un cerbiatto. Poi invece. poi sei crescita. Riesco a farlo cadere. No, ma ti sei messa sotto le ruote. Non riesco a farlo cadere, era troppo. Cazzo, per un attimo questo. Porca miseria. Oh, là ce n'è uno a cavallo normale, quello lo faccio cadere. Ma ci sono altri cervi, hai visto? Sì, ci sono i cervi, c'è anche l'alce qua. Oh, Sì, un cavolo. cervician. Bambi con Delta. No, Oh, stronzo. ti ho ammazzato. Rippo. E il legame con questo animale sta per scomparire. L'ha crashato o No, è scappato? è crashato. $9 ho preso. Noi siamo gli Engengers, con le connessioni brutte. Madonna, che grafica, oh. Assurda! Azur. Vedo i monti, non nemmeno carica i monti. Ah, si sì, è crashata. Aveva scritto internet maledetto. C'è un'implicazione. E qui sta C'è un per fumo finire adesso. l'effetto del cervo. L'effetto dell'LSD. Sì, fondamentalmente è una droga, secondo me, È una droga? perché. Adesso voglio vedere quando si sbloccano gli altri animali. King delle droghe. Ripulisci il covo eliminando i nemici. Mi danno i soldi del diamante? Certo, sto arrivando perché sono un pochino troppi, insomma. E qui si va a concludere la questione del mini tutorial. Mazza che freddo. Ah, cricetti. Fucile è una bomba. Questa è una bomba, il fucile per elefanti. Ho ucciso il capo. Giudo, ho preso fuoco, mi hanno fatto scoppiare. Guarda questi. Sì, l'unica pecca di quel fucile è che è un po' lento. Però è potentissimo. Ma posso fare una domanda? Magari è stupida, dato che non so un cazzo.
quel gioco cosa dovresti fare nell'online? Cioè su GTA ti presentano come uno che è uscito da carcere e poi anche qui per la anche qui no qui sono da carcere, una volta vado in carcere, un'altra poi la gabbia, poi arrivano dei tipi che tipo ti fanno scappare, tu per ripagare i debiti devi fare cose. Allora sdrazza tutti i tipi, perquisiscili, capisco. In più c'hai le professioni qui, cose che su GTA non hai. Tipo? Allora, il cacciatore... Posso diventare un pulisciscarpe? No, puoi diventare un cacciatore di taglio, un cercatore di tesori, un commerciante, un naturalista e un sì, quello della distilleria. Sì, non mi viene come cazzo è, però... Praticamente distillatore. Distillatore, esatto. Distillere. Quindi, distillaccio. Puoi decidere se fare alcolici, vendere la carne, le pelli... catturare i criminali. Io quello devo fare. O studiare gli animali. O se no li fai tutti. Io voglio diventare Batman. Batman li devi fare tutti. Se no non puoi essere Batman. Tutto un cavallo nero con un stampo giallo. Porca troia. Io sono Batman. Barman, io invece. Barman. Bene, a questo punto qui io direi che fai la posse tu, così facciamo le tue missioni. Siamo della posse, siamo proprio qui. Ah, un'altra roba, mi ricordo, mi sono dimenticata di dirlo. I fiori hanno validità un giorno, ciò vuol dire che raccolti adesso non li posso andare a raccogliere ancora, posso andarli a raccogliere domani. Troppo tardi, mica. Beh, tanto va bene lo stesso. Ma perché? Ma se la faccio permanente? Non posso, non c'è soldi. Ci vogliono $200 e poi la paghi tutte le volte. Che vuol dire la paghi tutte le volte? Devi pagare la tassa. Una tassa di lusso, tipo nel Monopoli. Cioè... Ah. Johnny? Cazzeggiando, sinceramente, sto... Se vado in quell'altra base per i cavalli? Sì... Perché hai messo il pallino qui? Cosa c'è qui? Dove? Dove hai messo il pallino? Non so dove l'ho messo. Comunque... Che si fa? Devi mettere il pallino dove ci sono le bilance. Quelle sono le bilance. Yep. Amore e onore, allora andiamo qui. Ho messo, vai. Il cappello. Cappella. Ah, il cappello come si prende? Cosa vuol dire come non si ce prende? L'ho. Lo devi comprare. L'ho perso per colpa di qualcuno. E non so come. Cioè. Se ce l'hai sul cavallo basta che chiami il tuo cavallo, vai su. Chiap. Ok, chiap. Sta arrivando. Sì. Ok, scendi. Non hai bisogno di salire, basta che ti avvicini al cavallo, poi premi L1. Ti dovrebbe aprire la sezione cavallo, ci dovrebbe essere cappello e vestiti, abiti personalizzati. Trovato? No. Sopra R1, armi, oggetti e cavallo. Ok, aspetta. Ok, c'ho il cappello. Oh, la mia dorata coppola. Andiamo. Allora, devi mettere... Ah, hai detto amore e onore. Quella laggiù a Tumbleweed vuoi andare a fare. Sì. Quindi, per andare a Tumbleweed, caro mio, tocca fare il viaggio rapido, perché io fino là col fischione che me la faccio. Beh, la purificazione sta sulla striscia bianca. Sì, ma tanto va pure oltre, già te ne sei dimenticato? Già te ne sei dimenticato. Quando la supera vuol dire che da un momento all'altro avviene.
quindi Jolly esci prima perché sennò... Ma la famo dopo, che ci frega. Se non me lo buffando... Capito? Cosa? Cosa succede? Cosa succede? Nessuno qui vuol dire cosa succede. Che derapata, succede? Oh. Come dicevo da piccolo, che deparata. Che deparata. Itz. Dicevo Speed Underground 2, dicevo Itz e deparata. No, quanti anni avevi? 7. Q2. Mini bash. Mini bash. Non giocavo al mio fratello, facevo Premitz. Io poi non riesco a fare la deparata. Sì, ma se mi faccio la macchina di Need for Speed da 207 GT. Vai, vai. Ma di Lucona non arrivi con la macchina. Con l'alettone. A parte gli scherzi, a 207 GT è fattibilissimo. Ma sì, dai, così arrivi a 3 macchine da mantenere, se vuole. In realtà sono a mezzo. Cioè una, ma una... Una good, che costa poco. Più o meno. Vai, vai, fai tutto quello che pensi di fare. Siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati. Non ci va il cavallo di sotto, vuoi ucciderlo? Ci va, ci va. Che stupido, eh? Mica è stupido il cavallo, eh? Un animale tipo cavallo. Ok. Oh, cosa fai? Scendi. Tieni il motore triangolo a me, non vedi. Tumbleweed. Oh, io ho aperto la live, eh? Ma qui io stasera mi sa che non va. 3. Uccido il demone. Sai? Goku non lo sai. Sì, ci sono. Ok, fai partire. Amore, vado onore. Là, vado là. Na 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 na. C'è un tesoro, aspetta. Rip. Non fate in tempo a dirlo. Quando ho detto aspetta, avevo finito di premere X. Ma lo prenderemo. Già, lo prenderemo. Per forza. Le bash oggi le abbiamo prese. Fai diverso. Io come una Iena Raiden. Meglio Iena che Goffo. Madre di Dio, santo, santo. Madre di Dios. Ti ricordi bug che non so bene che... Posso aiutarla? Non rientra nella mia gestione. Il mio compito è impedire che la gente venga ammazzata in queste strade. She's my goddamn wife. Moglie, cazzo. They'll do terrible things to her. You've got to help me. Maybe these people can help. Forse questa gente può darle una mano. Ah. Loro? Certo, perché no? Molte persone smarrite o rapite vengono trovate dai cacciatori dei tagli e sì. Handsomely. Ah, se paghi, allora sì, vorrei un pensierino. Wonderful. Yeah, Allison is the sweetest girl. She's quite a bit younger than me, you'll see. Oh, ma somiglia a quello. Better that way for wives. I l'ho fatto con la foto mia davanti. They took her. The outlaws, I believe. Up to Twin Rocks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for Pigna. Chi è che diceva thank you for Pigna? Non mi ricordo.
stagione. Si vede un tubo. Oh, metti il fendinibbio, su, accendi il filtro sugli stalli. Vai a Twin Rocks. Quanto costa, insomma, il cavallo che c'è? Ti sto per raggiungere. Non ce la scippare tutta. Ti sto per superare. Oh, frena. Vedi? Bassano è lontano. Aspetta, Vassano, pensavo che non ti fermavi più. Vassano. Stavo per non fermarmi più. Ho un'idea, aspetta, non fare mosse avventate. Puoi dire anche la mia, quello male è così. Fare mosse avventate. Ma hai una bucagliola. Si ha parlato lui. Non fa l'occhio. Ha parlato il catarro. Catarro speaking. Ma insomma, posso sparare? No. Sì? No. Stai dando il via libera? No, non ti ho dato il via libera di niente. Come hai detto, spara? No. Aspetta che devo arrivare in silenzio. Devi arrivare in Sardegna. Oh, silenzio. Hai visto silente? Ma hai sparato? No, ho sparato io. Però spara tu. Spara. No, ho sparato io, però spara. È possibile che c'è gabbiani fuori dalla finestra di notte? Gabbiani... fuori quelli? Che gabbiani per me? Tarango 10. Figa. Ma che se cazzo sei, da Damantio? Mori. Sono morti tutti. Trova Mrs. Oddwood. Cazzo, spellali tutti. Ma no, non era catturarli tutti. Frugali, fai il fruga. Frugali tutti. Ma perché la gente va in giro con 50 centesimi in tasca? Su, dai. Ti è andata bene? Per favore. Io ne ho trovati solo 10. Ma sì, ma quale qualità sta su Amazon? Ma sei l'unico al mondo che lo utilizza, sì. Ma è diventato pure in pratica tutto a pagamento, quindi dai, ma che infinocchia. Ma sta zitto, che se Netflix gli levi le case di carta, Lucifer, in altre due puttane, c'è più niente. Ma che cosa, che io manco li guardo quelli tra un po'. Vabbè, tu. Sei Jolly Burger. Ho capito, ma non c'è un cazzo in confronto Netflix e Amazon. C'è tu. Prendi le cartucce se ti servono, prendi tutto, teravana dappertutto. Ma guardalo che finto che sei, quei soldi non ci comprate tutto. Quanto sei finto? Vero, quei soldi non ci comprate. Falso. Ciao, insomma sta messo soldi giù? La devi andare a prendere, entra lì dentro. Eccola. Entro io. Ma che vuol dire? He sent you, didn't he? He sent you. Well, I'm not coming. I can't go back to him. We're in love. No, leave us be. Look, I'll give you all we have. It ain't much, but it's something. Just help us escape from here. Come on, please. I'm not going back. Cliff, you swore. You swore I wouldn't have to go back. They'll have to kill me to get to you. Come on, folks. Have a heart. Please. Aiuto. Lorenzo Gout is not a good man. And you're not the first folks he sent. I think they're gonna help us.
Thank you. Aiutiamole, poverine. Money there too. He will have sent men to watch you people. They'll know you're trying to help us. Then we best be quick. Al mio cavallo. Ah no, questi vanno col cariolo. Al cariolo. Al cariolo, sali dietro. Ma non così, col triangolo, curvacchione. Sì. Parla per te, parla. No! Ah. Dai, funziona. Ma io non posso usarle le due pistole così. Non scendi. Vedi? Non posso usare le pistole se sto sacchettata così. Salverò io. Passato, passato. La mia posizione è molto vantaggiosa. Merda, ho finito tutti i colpi. Dopo devo andare a comprare le pallotte. Non andarle a ritirare. Ce l'ho fatta con la banca di meno. No, ho trovato il cavallo. Non fare più, non fare più. Che palle, mia. Tutte le rocce da qui al balano. È un trafficone comunque che sto facendo. Cos'è che stai facendo? Non sono ancora caduto. Sono caduto adesso. Cos'è che è successo? Devo guardare lei. Ehi, fammi salire. Guarda che non puoi usare il fucile. Oh, oh. Ma che non puoi usare il fucile se sali da me. Ok. Oh, ecco. C'ha il bordo sto carretto. Il carretto io. Il carretto bordo. Madonna che sadica! Sono cavallo! Sì, c'è presente quei programmi su Linux tipo Extreme Makeover Home Edition. Extreme Makeover Home Edition. Lo sposta per bus. E ho fatto tipo quello adesso. A momenti mi ribaltava. How many more than we gotta kill? He'll never leave us alone. He'll keep saying you kidnapped me until some other fool comes and kills you. Or me, or both of us. No. Oh sì, a base mia. È aperta in due. Mexico. Here, take this. Cazzo. Dai, i soldi, adesso ci paga, ma. Thank you. Ci paga. Ma l'hanno aperta in due. Being a decent human being. Tell him we drowned. Or got hit by a train. Tell him to go hang himself. Tell him whatever you want. Just let us go. Cliff. Minchia, no, quando dico aperta in due significa proprio in due. Sì, era troppo carina, era proprio da PvE. L'ascensore sulla roccia, tutta fatta bene. Ma sti figli di puttana hanno distrutto la parte con il tavolo proprio. Invece la mia giù quadratosa è rimasta lì.
Giuca Vabbè, ma quella non è quadratosa, sì, quello era un cazzo di carro armato. Pietrite. Quella è la mia casa in campagna. Qui c'è la Ah, tu dici villetta. quella? Ah, io pensavo questa qui su, stavo di questa su, è un cazzo di carro armato, non è una base. Cazzo di carro base. È un carro armato. È un carro a base. È un carro armato. È un carro arboso. C'è un modo per togliere il fucile? Tipo metterlo via? Che vado in giro così sembro, non so, John Wick. Sì, basta che metti gli Fucile spalazzi. X. No, lo devi lasciare sul cavallo, però quando scendi non hai il fucile. Ma che figata! L'ho due, uno rimane. Ma è una figata quello che mi avete appena detto. Mettere la mia sul cavallo. Perché non l'hanno mai fatto in nessun gioco? Cazzo, c'è il cavallo che ci puoi mettere, c'è il guardaroba sul cavallo, ci sono le provviste, il mangiare per il cavallo, tutto il set per la cura del cavallo, insomma. E in Il più cavallo che ha di mangiare per il cavallo sopra. Che sì. E bello. in più Un cavallo in cepsi. c'hai le armi e ne puoi portare infinite. Cioè io ho 4 set di pistole. Insomma, ti Allora, sto levando sto fucile. sì, ma quando scendi dopo non ce l'hai, Bash, te lo ripeto. Ce l'ho due tanto. Sì, allora, quando se tu scendi da cavallo Oh, non ma io ce poi l'hai, se... non lo puoi Mi sono usare. intendito come se... Sono un freelancer. Sai che sta di basta sta parlando l'indiano. Ma dove sei? Dove sono rimasto prima? Cosa fai? Non andiamo a fare l'altra missione? Sì? Dai. Allora. Cosa? Ok, l'ho trovato. Ho messo una meta. Portami con te. Partita. Dove sei? Qui! Sono qui, guardami! Guardami! No! Maledetta! Oh no, il Io! televisore si sta per sacripantare. Aspetta un attimo. Cos'è Cosa? il televisore? Ma che cosa stava facendo il televisore? Non ho capito. Stava per Si sta sacripantare. per scagliare. Sacripantare. Sacripantare. Antani? Amiche, ma posto di quelle RS perché non ti compri un monopattino elettrico? Ma dai, ma che stronzata quell'affare. Metti in giro questo Oh, guarda che ci monopattino stanno. elettrico. Ma io ho capito adesso perché ci stanno tutti in giro. Perché? Ci stanno gli incentivi del Covid per agevolare aziende che fanno questi hobby. E cioè te da 500 bonus. Bonus cultura per gli studenti. Bonus cultura per i monopattini? Eh sì. Perché sono monopattini studiati. Non lo No, so. in realtà agevola veramente prendere questi tipi di panni. Quindi danno un bonus di 500 euro che poi diminui in pratica il prezzo del 4 nel 60%. Se ti costa 800 euro c'è lo sconto dei 150 euro, che è il massimo. Se ti costa 200 euro c'è lo sconto del 60%. Ma a me non Gradius, piace good to see neanche you. quell'affare. Ma manca a me tantissimo, però sinceramente se mi posso pigliare una cosa di 5 piotte a una piotta e 20, poi me la rivendo sti cazzi. Volante della Play. E io lo rivendo subito il Later. volante, pure guadagno. Tu butti guadagnato. Sentito? L'ha detto con quell'accanto. Tu butti guadagnato. Come Dopo il volante il drone. di un'Africa l'ho preso e poi l'ho venduto e capo ciò ho guadagnato capo. Come il drone, ho comprato e 2 settimane dopo ho venduto. Io pulisco Il le drone pure pistole. venduto. Io non so come si fa, quindi non pulisco niente. Apri la ruota delle armi con L1 e premi L3. Aspetta.
Premi R3 sopra l'arma che ti pare, tenendo premuto L1 la ruota delle armi. Se hai l'olio per le armi, ti fa fare pulisci con quadrato. Ci posso sputare? No, ti serve l'olio per armi. Vabbè, basta. Ma insomma, che facciamo? Ah, dobbiamo fare sta cavolo di missione. Dovevo prendere le palottole. Le palottole, sì, ma perché dai, ci stanno di... Oh. Esperto di costruzioni, perché ci stanno dei punti in cui il soffitto non mi fa piazzare e mi lascia il buco? Non so dove stai messo, cioè non so che stai fatto. In casa nostra sto facendo il soffitto. Non so che stai, ti ho detto non farlo. E io l'ho fatto. Io ho fatto. Vabbè, ma casti cazzi tuoi, hai perso tu tempo. Allora, hai messo la meta, hai detto. Ma ci andiamo. Senza tetto era meglio, perché quelli quando rivengono a guardarci vedono che non c'era il tetto. E invece noi stavamo dentro a cosa. Perché da sopra c'è la stalla, si vede che non c'è il tetto. Quindi se non c'era il tetto magari pensavano che comunque avevamo perso la voglia di giocare. Ma in realtà è successo. Più o meno. No, perché se chiudi il tetto capiscono che noi li stiamo partendo lì. Che è successo qua? Oh. Cadaveri, fosse comuni. Che siamo voluti fare? Infatti facciamo perdere tempo perché noi non stiamo partendo da qui. Che è successo? Questa sarà solo la base di farming. Ciao, io mi... Abu Baba. Ehi, Bash. Non capisco cosa stiamo facendo qui dai cadaveri. Niente. Ma così, stavi lì... Ti volevo far vedere questa bellissima cosa. Quella di dettagli incredibile, sotto le mosche facciamo... Ma guardate il signore coccolato. Dai dai che ce la facciamo. Quei yumi, grazie per il foglio, intanto. Yumiya, bella Yumiya. Bella dei Yumi. Cugino dei Yumi. Jolly, ho sentito in scommata. Jolly, buon anniversario degli aeroplani. È oggi. E oggi ce l'ho dato. In realtà non era l'avatar, era un aeroplano, si è schiantato sulla fase nostra. Quanto lo odio sto posto. Yeah. Sì? No, però c'ho paura che abbandono. No, no, dopo, dopo. Niente, comunque non mi fa... Cioè, c'è un buco lì al centro. Nel soffitto c'è un punto che non mi fa piazzare il soffitto. Rimane il buco proprio. Che quello non era un soffitto fatto come lo stai facendo tu. Quello del soffitto non c'era soffitto, era un... Fatto con malta e cereali. Tu mettevi prima il soffitto normale e sopra le fondamenta. Un soffitto solo, poi si aggancia la catena. Ma non è vero, a me non me lo faceva fa prima. Ho provato ad attaccare con l'inventa che ho dato. Ho addosso all'albero. Mi spada, è partita la missione. Schettush. Oh mica, senti questo? Ah, hai tirato il collo? E non solo. E non solo. Quanto ti manca per Red Dead, signor Johnny? Sì. Oh, dai, su. Mo sono passati 5 giorni, Ci sta sperando. Dai, sono passati 5 giorni. Sorry.
He said he wouldn't run away. Shut up. But please, but just shut up. Che palle, 74 su 108. Madonna, ancora 30 ore gli manca. You get to keep your job, but they'll fire me, and they've got every right to fire me. Oh, vedi da averci un'idea. I'm the idiot who employed you. Oh, look, guests. Perché? You can't be any worse than us. Perché? This idiot. Così just let the most notorious con man in the whole goddamn state clean out of a cell, clean out, and not a shot fired. Cromatico. Cromatico. You get him back for us. Sono tutto colorato. How about that? Sì, infatti me lo devo segnare. Che se ne pare, ma basta che pagano. Good. Now see what I figure is I figure he's headed on down. Diventato cromatico. You go down the canyon and you get him. Ma io non blocco note. This poor dumb bastard with a stick. Con scritto le parole che vanno. And join you on the other side. Mamma mia, la psicopatici. Da grandi intenditori, imprenditori. Dove sei, Miqua? 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 Cosa ha la calza Miqua del canguro? La calzamaglia? Calza del canguro. Ma... vai all'accampamento. Andiamo. Perché non mi fa creare la porta? Cos'è? Porta semplice di legno. Cosa? Cos'è? Devo urlare. Oh. Ah, siamo già arrivati. Le ferma, gli fa sparamo da qui. Ok, aspetta che prendo il fucile da cecchiere. Multi-action carcano. Quando sei pronto dimmi che sparo. Carcano a canna sbarellata. Pronta? Non vedo una mazza. Re. Aspetta, che non sto vedendo. Ok. Uno. Mari. Quanta vita c'ha quell'omino? 5 proiettili ho sparato. Se non lo prendi in testa. Capito, speravo il cecchino. Cosa? Cos'è che stai sparando? Cecchino. Ho detto, è passato un tacchino. Con il cecchino. Sì, si sa, sta parlando veramente della bugheria. Con il Ungheria di preciso. Mungheria? Dove mungono le mucche? Le mucche fanno mu, ma una fagioli, babbagheta. È stupido. Allora i nemici? Egliele. Vai che copuscia, costruisci, muro, scala, cappella, vai. Arriva. Vai che co... mannaggia. Mannaggia. Oddio. Mi sono anche buttata per niente. Vai che copuscia. Cosa? Non lo so, il forinese è proprio da una banda. Brava. No, no, no! Che cazzo hai fatto? Sono sguillata. C'ho le scarpette lisce.
fatto lo stesso rumore di quei fuochi d'artificio stupidi quando ce l'hanno verso il cielo. Cazzo, fai? Oh, li ho ammazzati tutti, baby. Lega il fuori legge. Arrivederci, baby. Stupido. Il Jolly ormai è proprio cromatico. Il partito cromatico del partito. No, sono morto, madonna, scavo un metro. Uccido da bastardo. Sei caduto. Niente, Jolly è diventato cromatico ormai. È un po' 0.25. Sta succedendo? Dai Jolly, stai un po' a far cagacrauti, cagacrauti. Ok, ok, scusa. Dopo questa posso accettare. Oh, erloco, hermano, spara. Arriva il gabbifero di cavallo, fa il favore. No. Cavalchiamo i piccoli. Oh, sì. Bisognava dirlo. Ancora. Scusa, ma c'ho il fucile a piombini, cazzo. Il fucile a pallini. E se il fucile a piombini io c'ho veramente le super gatti. I super gatti? Sì, i super gatti. Come il sindaco West che c'ha il lanciagatti. I gatti dobbiamo raggiungere il fuori legge. Come? Ma io l'ho preso. Andiamo. Mi si può raggiungere il fuori legge? Può salire? Mm-hmm. No, il fuori legge. Culo. C'è il fuori legge. Vado a piedi allora. Ma perché te un cavallo non ce l'hai? Tanto mi stanco prima il cavallo che io. Il fuori legge. Oh, oh. Cascata Michela come una vera corda. Ci hanno fatto un agguato a Cipigna. A Cipigna. Oh mica, dopo sta missione io direi di, prima di concludere, di fare un bel salto lì da Tonio, che voglio una scivolizia. Scivolizia. Mamma mia, perché ho chiamato il tuo cavallo? Ma è lì il mio cavallo, ma dove vai? Ma poi lo butto giù dal burrone, questo. Mi sono salvato il deretano. Porco demonio. Tabon. No! Vaffanculo. Avangul. Vai a cagare, no? Piu. Basta. Vuoi finire la munizione di bolt action? Che piccolina. Oddio, ma la devo fare a piedi? Se non c'è un cavallo qua in giro. Chiama il tuo cavallo. Cavallo, vieni! No, sono morto. Hai fallito, vite esaurite. No, ma dai. Esci da solo, riprova dall'ultimo checkpoint. Ok. Devi cascare. Checkpoint. Checkbo? Mi ero scordato che stiamo a fare la missione. Check Bob. Riparti dall'ultimo Chuck Norris. Bisogno lavorato. Spago l'ingresso di farm. Oh God! Oh Cristo. Eccolo, il no, 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 c'ho una pistola sola. Perché? Che succede? Te la sei persa? Non ho capito perché c'ho una pistola sola. Sa Dio. Ma perché? Ho perso una pistola. Serve il com'è cavallo. Possibile?
No, non lo so, adesso la recupero. Prendi quel cacchio di fuorilegge e caricamelo sul cavallo nel frangitempo, va. No. Ce ne hai due, ti ho visto. Ah, adesso perché ce l'ho sul cavallo, per fortuna. Ma che cazzo? Sei spostata, l'ho tirato per terra. Ok, sali sul tuo cavallo che ce ne andiamo. Ma qui è un'imboscata, se passiamo da qui. Ah, tanto c'è lo stesso. Volere. E lo sapevo, mi sono anche fermata, niente. No, il cavallo che ho fatto, no. Fermati, lo prendo io, no! Scappo, no, 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 non è che lo prendo. Ma io lo raggiungo. No, lo sto un po' più. Oh, sdraiati! Ma oh, guarda, non me ne frega niente. Al momento non puoi fischiare per chiamare Luca Vallo. Per di fuori legge. Prendi il piffero di un fuorilegge. Prendi il piffero del folletto. Minchia, dove sto? È una casa di riposo. Ti sordi. Sta ammazzando? Mm-hmm. Con la Condor? No, con la portoia. Tutto. Dai il nuovo da Ticamino che stanno facendo, bro. Mi ricordo sempre che il nuovo è uno sport completo. Cazzo, ma vagli in bocca, no? Cosa? Sentito male. Ora ti vengo in bocca. No, gli uomini. Ce n'è uno sopra la testa. L'ho visto. Headshot. Tiratore scemo. Tiratore no. Scemo? Sei tu il tiratore scemo. Tiratore scemo. C'è un cavallo, non fartelo fuggire. Ma il cadavere dove l'abbiamo lasciato? Tiratore ascendente. Chi è, va? Chi è, va? Va a fare le pugnette Malasdora. Fa il pugnette Malasdora. Bisogna andare a prendere G.I. Joe. Con i cartoni. Non possono prendere il cavallo, come? Oh, porco. Pare un po'. Mi pare Tony con i cartoni. Mi pare qua. No, no. Sì, sì, sì. No,
prendere bisboccia Giova. Forza, che dopo l'uso ci aspetta al bar. Sembrava di averlo tirato un po' vicino ancora. Cazzo vai per monti te. Aidi, aidi, i motoscafi fanno brum brum. No, i motoscafi no. Guarda, vediamo se sti ghiacciari si sono presi pure cose, pure i pesci. Madonna, spero di no, zi. È vergogna. Per loro. What? Sì, ma non so piene le reti. L'hanno presi. Madonna. Che burciardi. Cose importanti. Let me go. Usano il dio per andare a pesca. Pay a lot. Hey, here's an idea. Take my hat. Put it on the dead guy over there. You take him in as me. I go free and you get rich. Oh, che bella idea che c'ho avuto questo. Don't kill anybody else. I swear. I'm reformed. I'm a changed man. Please. Please. I'm begging you, set me free. Have a heart. Accetta l'offerta. Oh, accetti o rifiuti? Non capisco, se faccio accetta che succede? Non lo so, io ho rifiutato. Te fai quello che vuoi. Al massimo gli sparo in bocca. Quindi, cosa hai deciso? Liberiamo. Tanto, un pezzo di merda in più, un pezzo di merda in meno. Hai preso la decisione disonorevole. Figo, gli sta a mettere il cappello. Non gli spara perché sennò mi avevo fatto una cosa a caso. Oh, il cavallo tuo. Ma i cavalli c'hanno vita poco su quel gioco. No, sono scappati perché ci hanno fatto. Ho fatto l'agguato. L'agguato con la dinamite. Ma quanti giocatori ci possono essere in un server? 30.000. Ah, 30. Però non ne trovi più così tanti. Questo ci dia dei soldi, eh? Se no lo impiombino io, ma non me ne frega niente. Ah, così ha detto. Easy. Easy. Now, money's over there, under that butte. Vai a vedere sto denaro. But I can't hang around for the law to show up while you do. I'm sure you understand. Esamina. Cosa? A Cagliardo va nascosto sotto un sasso. Buono, buono. Quanto denaro hai preso? Come lo dice? Cioè non mi fai più qualcosa. Ma lui dove è andato? È scappato. Cazzo, potevo spararlo. No, dopo tutto il cazzo avevamo fatto questa cosa. Ma consigliavamo noi. Sparargli.
una volta che ci ha dato l'indirizzo dei soldini. Un bel pallettone nella coppina. Tanti cari soldi. Onore, Michela. No, te hai preso la decisione disonorevole. Mica io gli avrei sparato. Sei te che hai voluto far scappare il ladro. Ma mi ha pagato, quindi. Appunto, ti ha pagato, poi lo uccidi, lo consegni. Così doppia paga. Questo se se ne accorge, ma non ci paga. Ma che bel cappello. Very good. What about for my horse there? Murderous bastards kill more people than typhoid. Escape the gallows 3 times. 4 volte. Sorry, he won't face justice, but happy he's dead. That's the main thing. Folks around here can sleep a lot easier. Here's the money I promised you. Thanks for your help. Come on, boy. See you later. Ciao, Anna. Doppi soldi. No, io ancora non ho preso un centesimo. Meglio, tanto ho detto che c'è 49.000 dollaroni. Sì, ce li ho i soldi, ma non mi interessa. Oh, bella per i 5 spettatori, eh? Oh, bella per i 5 spectators. Sei, scusate, non so leggere. Non sai leggere? Sì. Io ne vedo 5. Io sto con Twitch. Oh, scusa. Una bella per i 6 spettatori. Sono rimasta un attimo indietro. C'è il centro operativo mobile che non è aggiornato. Il centro operativo mobile. Era un attimo il Gio Giovanni, scusa. Il Gio Giovanni. Tanto di cappello. Allora, vediamo la missione. Vediamo un po' cosa fare. Vediamo un po'. Allora, tu adesso dovresti andare a parlare con la matta, credo. Oh, Madame Nazar. E chi è la matta? Ma scusa, te altre cose oro sulla mappa non ne hai? Lettere non ne hai da aprire? Niente? Ho zero. Orley, licenza di cattura, collezionisti si nasce. Quelle cose lì, quelle sono le professioni. Quando è che le vuoi iniziare? Andiamo da Morley? Orley. Metti il pallino. Il piellino, l'ho messo, il piellino. Il panino. Fammi un panino? Give me a sandwich. Give me the watch. Ah, sti serpenti. Odio sto posto. Mi piace per nulla. Andiamo a Blackwater? Dov'è che stiamo andando? Dove ci porta il cuore? No, dove hai messo il pallino? Non ricordo. L'ho messo in baglia. A Blackwater. Dove di solito andavo a fare gli acquisti dei vestiti. Era simpatico il sarto di Blackwater. Chiuso la collezione dei tarocchi. Ti fa male il setto nasale? Oh, c'è un pallino. No, sta impiccato. Hey, oh cazzo. Qui si scuoio tutti io, Spoiali, basta che carichi la pelle sul mio. Hey, think you can deal with this, bro? Getting a field drunk, hanging up here. No. Oh, hell. I'll tell you. Can't imagine much worse hanging from that rope up there. Maybe getting ate by one of them animals is worse, but not that much, I reckon. Anyways, thank you. Thought it was going another way till you showed. Here, take this. Least I can do.
Oh, mi sta palpando la tetta. Mi sta palpando la tetta. Oh, spostati. Mi sta palpando la tetta. Accetta. Ain't much, I know, but it's all I got to give you. And, $10. Tutta sta roba per 10 dollari. Won't be using a trap like that again in a hurry. Mi sento magnanima, vai via, giusto perché mi posso comprare le munizioni. Vuoi scuoiare ste bestie oppure dobbiamo aspettare Natale? Eh? Ci vanno adesso o subito a fanculo? Contemporaneamente. Ma allora, cerca prugna, non dice niente. La carne con loro. Sì, sì, ma io penso. Cazzo stai a fare? Andiamo su. Andiamo. No, no, va iperveloce sto cavallo. Questo ci devi comprare. Quanto costa? Non lo so, devi andare a vedere la stalla, non mi ricordo. Devi tenerlo premuto. Quale? Il tastone, il pad. Touch. Sì. Le spastacce. Non ti mette in visuale dinamica? Devi premere X però. C'è l'orso, c'è l'orso. Sta arrivando. Oh, io penso che te l'hai addormito. Più parlato di per 10 minuti. Ho appena scritto. Che cazzo hai fatto? Oh, uno può pure andarsene dalla play. Ce l'avrei. Più ci altri. È tipo Hyper Skate, no? Che entri dentro il mondo. Ah, molto. Non vogliamo. Ma che cazzo sta? Spari i pesci? Non è che pesce? Facciamo pesce un pesce. No, Jolly, grazie. Dai, facciamo pesce un pesce. Sai che dovete fare? Facciamo pesce un pesce.
fish to fish. Fish to fish. Fish to fish, bro. Attenzione, carico pesante. Ma che è? Ma che cazzo è, oh? Questa porta via un cinghiale. È un orso. Non pare tanto un orso. È un orsetto. Peluche. Sì. Sono bellissimo. Immagino che non sia vivo. No, da un pezzo anche. Cortina, da un pezzo? Lupini, 5 euro. Madonna! Dio santo! Cazzo, amore! Dai, dai, vai da sto Harley! Quando Harley, vai? Davidson! Black Water! Water Black nero. Water! Dum dum dum. Welcome. How do you do? Fatto partire sto Harley. Cosa ti dice? Che è l'antenato di Trevor. I don't know what the fuck is going on. No, please. God. Dai, ma possibile non si riesce a piazzare una fondamenta come si deve su questo gioco? Tesoro, nel frattempo che te stai solleticando Harley. Se c'ha. Che ti dice? È normale che i buoni diventino cattivi e che a volte i cattivi diventano buoni. Sempre bisogno di brave persone, ma ne crea più facilmente dei cattivi. Ok. Ok. Ok, ok. La Madonna, ha aspirato pure l'anima. C'è una marmita al posto del naso. Ma ah, ragazzi, questo è un melone. Salve. Mi fai quindi... meloni, Jolly. Oh. Giorgio Meloni. Cosa, boh? Andiamo a farsi un giro al barretto? Ma non hai fatto la missione? Sì. E cosa ti ha detto? Che a volte i bravi diventano cattivi e che i cattivi diventano bravi. E basta?
Sì. Non lo so, vuoi andare da MD Medical Division, che non mi ricordo chi cazzo è. Andiamo qui, dove ti porta la morale. Ah, vai. Credo che sia la missione di quello, parla sì. Di morale. Andiamo, andiamo. Sì, Andiamo, andiamo. Woofoofoo. E la madonna, pure la coccia ha succhiato. Anche la scrivania. Si ha succhiato tutto, tipo un buco nero ha creato. Tutta la camera, tutta la casa, della casa che scompare dal dentro. Tipo implode. Black Hole Jolly. Jolly buco nero. Io sono tipo Kirby. Sei Kirby porco Giuda, ma che cazzo fai? Ma sull'attenti. Hai visto che c'era il puma? L'uomo puma? Aspetta che l'ho ferito. Ma che è una brutta copia dell'uomo tigre. Ora sono l'uomo puma e ho poteri del puma, quindi posso volare. No, ora puoi pumeggiare in giro. Ho fatto l'uccisione misericordiosa. Beh, no, comunque penso che sia stato un bel ride. Sarebbe stato bello vedere un mega mitra che piaccalce la casa. Ma ci sono i serpenti per caso? Sì, è probabile. Perché il mio cavallo ha paura. Vendetta vera, non finirò in galera. Sai che devo portare le cose a Chipster, fammele caricare, va là. Ma che bel ride, è stato un ride più brutto della storia. Vabbè, ma sarebbe stato figo di guardare il video prende a calci la casa. E ride. Sono portati via la fibra, il cuoio. Guardatevi anche le mutande. Mamma mia. E poi secondo me in un minuto dovrebbe despawnare la roba, no? Fai una prova, non c'è un cazzo da fare adesso. Prendi uno di fibra, droppa per terra il sacchetto e guarda l'orologio mentre guardi il sacchetto. Okay. Perché se per caso è così facciamo così ci salta. Vediamo. Allora, butta per terra. Timer. Ok, non è che è proprio un minuto, è più di un minuto quando inizia a spawn la water. Ma lo usano per un minuto. Allora. Partito il coso, il timer. Guardo il sacchetto. Il sacchetto. Il sacchetto e il timer, guarda. Che due occhi a posta, questa. Niente, si rituffa sempre dentro la piscina dei patatini. Sentate le pizze patatine. Che cazzo? C'è stato a mettere tutto il braccio dentro al pacchetto. La pala, sta la paletta, sta raschiando. C'è il secchio, vedete che è il sacco. Tom Davis, US Marshal. Been sent on a trail of mangiare platte, scarafaggi croccanti. Le forbicine. Buone queste cavallette fritte. Up near Thieves Landing. Oh, the Thieves Landing. He's one in four states and two countries. È Jack Sparrow. I think he's holed up near Manzanita Post. È Jack Messicano. You take a ride with me to take a look? All right, then. Let's go. Get your horses. È Jack non Sparrow.
Ma se vengo da te, il mio cavallo perde la pelle lì? No, quella no. Vengo da te allora, aspettami! Scusa. No, il cavalletto mio carinello si viene a corpo, vanno pure. La cavalletta. Cavalletta! Ammazzate, è una tarantola si è diventata. In realtà giù è Zoisberg, quello di Futurama. Che schifoso, tutti i mini tentacoli nelle labbra. Esatto, è quello che fai versi. Sì, 2 minuti precisi, scompare. E allora non hanno preso niente, sì, hanno preso la roba dei banchi. Se non l'hanno sfasciata. No, non farebbero in tempo. Non farebbero. Poi non perdiamo del sacchetto delle fondamenta che hanno sottoterra. Mamma mia. Facendo per forza. Stava sopra quattro fondamenta, quindi il sacchetto è scoppiata una e ha iniziato a droppare. Visto come fanno, diventa semi-trasparente. Guarda questo. Questo si cade. Gagliardo. Montez is wild. You know it and I know it. He knows we're coming. Vorrei giocare anch'io Red Dead, qualcosa di diverso. Guards, patrols, everything. Scaricalo. Ti ho scritto sulla porta di camera tua, così pure lo devo scaricare. Non conosce mio fratello, sfonderebbe la porta. Metti la tagliola. Quel ragazzo è impazzito. Io non lo vedevo così impegnato a giocare ai giochi da play da troppo tempo. Oggi si è messo addirittura con carta e penna a scrivere tutti i codici dei bunker. Perché loro sono convinti che è utile entrare in quei bunker. Ma te l'ho detto, come minimo da 2 mesi che giocano non avranno vinto ancora una partita. No, sì, non... Te perché sei troppo critico, però non giocano male, non so, proprio scherzo. Non so critico, però nel senso, giochi tutto il giorno. Ma te l'hai visto quando hai iniziato? Ci giocava manco un mese. Capirai, lui poi ci gioca a sera, ci giocava prima. Poi ci ha avuto tutto il tempo per giocarci. Tutta la quarantena. No, non giocano male. Il problema è che... Boh, come cazzo fa da non rompervi i coglioni e giocare sempre la stessa cosa? Non sparare. Non dobbiamo fare come stealth. Come detto, spara? Non dobbiamo fare... Dobbiamo fare la stealth. Non dobbiamo fare la stealth, devo sparare. Dobbiamo fare la stealth. Va bene, va bene. Oh, chi è che ha con la cesta? Ora vaffanculo. Porco Dio. Ah, mi sono dimenticata l'arco sul cavallo. Le mappe live di qualità io non può manco più mangiavo col lo avvicina proprio senti la saliva che impasta la patatina rotta sento tutto quello che sta succedendo in quella bocca oh, ma che avvicino pure mi puzza le patatine. You kidding me? Mi stava a cascare il telefono in fronte. Cosa? Cazzo stai giocando verticale, in orizzontale, stai fluttuando. Oddio. Raga, che vuol dire holiday 2020? Vacanze 2020. Vacanze 2020, sì. Sei messo malissimo, sì. Oh. Holiday si sa. Lo so pure io sono un contadino. Sei rimasto male, perfetto. Papà, 3 more minutes.
Fateli fare insieme. Allora. Ma che vuol dire? Acquista un gioco per te, Switch più Rocket League. Vabbè. Porco Giuda! No, ma dovevi dire un bestemmione però. Ma cazzo! Ma mi ha travolto un cazzo di alce! Porca miseria, ti ho visto! Hai visto che slippa? Che slippa! Basta, oh. Avete rotto il cazzo, voi lo stealth! Vai, smitraia tutti, perché come nel Far West non esiste lo stealth! Via, smitraia tutti, bomba! Sbarazzava di città alla svelta, se ce l'ho una parola. Scritto! Non lo so. Sbarra sinistra. Slippa al zunga che ha sparato, che va tani. Piu! Belli effetti. Pio. Noi stiamo giocando alla Lego. A Lego stiamo giocando. Pio. Come ti faccio il ballo di un giocone? Spesso. Niente, ho riparato tutta casa. Basta, li ho infilati tutti. Grande. Ho riparato casa. Bravo, grande. Ora tanto ce ne andiamo. Ma sti cazzi, io era tanto per perdere tempo. Vabbè. Dovevi scaricare Red per perdere tempo. No. Sì. Guardalo che vibra. Lo vedi? Telefono. No, lo vedi lui con l'arco che si è inceppato. Oh. Ma lo vedi? No, vabbè, ma che sta a fare questo? Guardagli la faccia! Guardagli la faccia! Oh, qui eroina, eroina. Porca troia, se l'ha presa brutta. Qui droga pesante, si sta imparrogliato, guarda. Sta imparrogliato. Regà, greve. Madonna, come sta stato malissimo. Minchia, che botta che ha preso. Ah, sì, ripigliate, oh. È partito. Da nulla, via, cium. Vai, segna il numero perché questa è epica. 1:48. Regà, greve. Cioè, quando capisci che il tuo gioco è fallito. Anthem al GameStop sta a 4 euro in offerta. Anthem, quando è uscito una settimana dopo costava intero. Oh, 4 euro manco i giochi della Play 2. Guarda che... Svegna la sezione dei giochi della Play 2 costa. Quando noi abbiamo comprato Ant, quelli lì, nell'ufficio centrale dove l'hanno creato, hanno stappato 6 bottiglie di spumante. Perché siamo stati gli unici due imbecilli che hanno speso... Esatto. Per un gioco di merda. Ma hai detto Ant o Anthem? Anthem. Ah, pensavo Ant. C'avevo ragione io. Oh, niente, sei impallato ancora? Oh, niente, questo fa tutte le sostanze stupefacenti. Un tucu. No, perché Ant, seriamente, quando l'abbiamo comprato hanno festeggiato per un mese. Ma tu hanno pure comprato 10 euro di blood points. Hanno chiamato a casa, hanno detto no, stasera non torno, faccio tardi, festa aziendale. Scusa, c'è lì, sarebbe piaciuto come gioco, però sì che... C'è solo la pecca del permanent, sennò è un giocone grosso. No, raga, greve. PS3. Premium password del genere, non so che cosa sia. 70 euro.
la PS3. Questo stava pisciando. Ma quello non muore. Guarda via la testa, ciao! Greve! Non so che Greve! La testa in sacchetto! Ah, la testa in sacchettino, devi andare! Madò! Mi era proprio stoccata via! Non voleva, la l'assaggio di patatina! Dai, penso che quando entro in live c'è stato un filo muto, Giorgio! Dai, raga, ma sapete che io non lo faccio di malizia, che di malizia di malizia. Che cazzo fai? Non è il mio cavallo, non frena, non fa le derapate. Mi vedete parato. Cazzo, è una macchina. Ma che sta a fare? Tutte le parti giù. Guarda che il tossico sta scappando a scuoiare altre persone. Oh. Che giocattoli. Porco, due sempre una me ne carichi, stronza. Dov'è sto cretino del cazzo? Dov'è? Stupido idiota. Oh, meno cattivo però. Cattiveria, ammazzo il cavallo. Poi lo ammazzo tutti, mi fanno sbroccare. Guarda sto cavallo, guarda te. Le palotole? Sono finite. Anch'io sto a corto di palotole. Madonna, il rumore dell'acqua è vero. Guarda, è stata tutta l'acqua.
chi è che è derapata? Deparata. Solo io posso dire quella parola. Potere ancestrale. Oddio. Very civilized. Davvero molto civile. Well, this should show folks that we're willing to bring law and order any way we can. This ain't Montez. At least it ain't Alfredo Montez. That's his brother. No. Here's some money. Lee, here's yours. You lot, here's yours. It's less than I promised, but more than nothing. Given that you killed the wrong brother, it's money. Poco me li conta, Michele, soldi, Now let's be clear. Jorge Montez is no good son of a bitch with a price on his head. Only in that family was he considered a saint. Quanta tristezza ha detto. Maybe up in Van Horn if you have any chance. My next lead is that maybe Alfredo Montez will be there. Kill the wrong goddamn bastard. Well, I never. You know, these things happen, Lee. In fact, they happen more often than we like to admit. Questo ho l'impressione che ritornerà prima o poi. Oddio, ha tirato la capoccia nel giardino. Ma chi è che gli ha sgommata la play? Giù, 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 giù. Ok, io direi che con questa si può chiudere. Sì, dici così, secca? Sì, è l'1.40. 3. Sotto l'acqua vi salutiamo. Sì. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.